Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo caldissimo Bactus che io ho deciso di chiamare Bactus Nuvola. Per quanto riguarda il filato, è uno nuovo che trovate disponibile sul sito Uncinettando con i filati ed è appunto il gomitolo che si chiama Nuvola. È morbidissimo, ha al suo interno un 10% di mohair che lo rende veramente una cosa spettacolare, nonostante comunque ci sia anche un 80% di acrilico e un 10% di lana. Ma vi posso assicurare che è morbidissimo e come vedete io ce l'ho attorno al collo e non mi punge per niente, è veramente morbido. Ogni gomitolo è da 50 grammi e misura 275 metri. Il colore che ho usato io è questo spettacolare colore corallo, che è lo 03, e per realizzare questo Bactus io ho utilizzato due gomitoli, lavorando con l'uncinetto il numero 3. La lavorazione alla fine è molto semplice, io vi farò vedere come iniziare dalla punta e come si fa i tre giri che vanno poi sempre ripetuti e si ottiene questa lavorazione. Mi alzo un po' così la potete vedere meglio, ma l'avete già vista nelle foto che ho postato in questi giorni. È veramente una lavorazione molto carina e molto elegante, se così vogliamo dire. Quindi si può definire questo un Bactus raffinato, possiamo chiamarlo così. Io ne ho realizzato un Bactus e come vi ho detto ho lavorato due gomitoli e il Bactus mi è venuto alto 60 cm, lungo circa 136 cm, però voi potete continuare a lavorarlo fino alla larghezza e la lunghezza che desiderate. Se secondo me con tre gomitoli vi verrebbe anche un bellissimo scialle, o anche con quattro se volete quelli maxi scialli che proprio vi coprono del tutto. Quindi veramente ha un metraggio molto lungo e quindi con pochi gomitoli si riesce a fare una lavorazione bella grande. Detto ciò, come sempre, io poi vi lascio i link in descrizione per poter acquistare il mio stesso filato sul sito Uncinettando con i filati. E se decidete di realizzare il Bactus, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare. E mi trovate anche su Instagram come Elsa Faccia o con Uncinettando con i filati. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro Bactus scialle, a seconda della grandezza che vogliamo fare, io penso che mi fermerò a fare un Bactus, però voi naturalmente potrete poi continuare la lavorazione fino a trasformarlo in un vero e proprio scialle. Io comunque ho deciso di utilizzare un filato nuovo che trovate sul sito Uncinettando con i filati, è il filato Nuvola, che è veramente strepitoso, guardate quanto morbido, ha una percentuale di lana, di mohair e di acrilico. Il colore che ho scelto io è il colore 03, che è il colore corallo. E allora, per realizzare il nostro Bactus, io lavorerò con l'uncinetto numero 3, quindi prendo il filo e vado a iniziare la lavorazione e lavoro un cerchio magico. All'interno del cerchio magico vado a realizzare 3 catenelle che sono messa a prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, una e due, per un totale quindi in questo di 3 maglie alte. Tiro il filo per chiudere il cerchio magico, mi giro con la lavorazione e procedo alla lavorazione. Io per adesso non dirò primo, secondo, terzo giro, diciamo che questo qua lo dirò fra un po', perché preferisco non dirvi già che questo è il primo giro perché poi non ci troviamo con il resto. Quindi diciamo che adesso noi stiamo partendo con la lavorazione. Quindi adesso abbiamo girato la lavorazione e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base, quindi nella prima, e vado a fare altre 2 maglie alte, una e due, per un totale quindi di 3 maglie alte. 3 catenelle, una, due, tre. Prendo il filo, vado nell'ultima maglia alta, quindi nella terza catenella iniziale del giro precedente, e vado a fare 3 maglie alte, quindi una, rientro 2, rientro 3. Mi giro con la lavorazione e adesso vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Quindi una, due, tre. Prendo il filo, entro all'interno della stessa maglia alta e vado a fare altre 2 maglie alte. Una, due,
per un totale quindi di 3 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado all'interno dell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado dove ho le 3 maglie alte finali, entro nell'ultima e realizzo 3 maglie alte, quindi entro nella terza catenella che equivaleva alla prima maglia alta del giro precedente e vado a fare di nuovo 3 maglie alte. Una, rientro 2, rientro 3. Scusatemi. Mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare altre 2 maglie alte. 1, 2. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado dove ho l'ultima maglia alta del gruppo di 3 e vado a realizzare 3 maglie alte. Quindi una, entro nella terza catenella e vado a fare una. 2 e 3. Questo è quello che è venuto fuori. Bene, adesso da adesso io incomincerò a parlare di primo giro in modo tale che riusciamo a capire insieme come fare la lavorazione. Quindi vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare altre 2 maglie alte. Una e rientro 2. Catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho la terza delle 3 maglie alte, sempre del primo gruppo, entro nella terza maglia alta e vado a fare di nuovo 3 maglie alte. Una, rientro 2, rientro 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia bassa, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, quindi entro nella prima e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia iniziale, quindi nell'ultima maglia alta delle 3 e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Ho terminato così il primo giro. Mi giro con la lavorazione, secondo giro. Vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, 2, 3. Prendo il filo, rientro nella prima maglia alta del gruppo di 3 e vado a fare altre 2 maglie alte, una e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado nell'ultima delle mie 3 maglie alte successive e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, prendo il filo, vado direttamente nel gruppo di 3 maglie alte successive. Entro nella prima e vado a fare 3 maglie alte. Una, 2 e 3.
3 catenelle, 1, 2, 3, entro nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nella terza catenella che equivale alla mia prima maglia alta, quindi nell'ultima delle 3 maglie alte del mio giro, e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, e 3. Abbiamo terminato così anche il secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro terzo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base, vado a fare altre 2 maglie alte, una e rientro 2. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella che mi separa i due gruppi di 2 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte, entrando nella terza catenella e vado a fare 3 maglie alte. Una, 2 e 3. Quindi ho terminato anche il mio terzo giro e adesso si ricomincia da capo, ossia si ricomincia dal primo giro e facciamo ancora insieme. Vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho, rientro dove ho, scusatemi, rientro nella prima maglia alta e vado a fare altre 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, vado dove ho la terza delle mie 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte. Quindi vedete, sono entrata dove ho la prima e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, vado dove ho l'ultima delle 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, una, rientro 2, rientro 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia bassa, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte. Una, 2 3. Catenella di separazione, prendo filo, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e realizzo 3 maglie alte. Una, 2 3. Ho terminato così anche il mio terzo, il mio secondo, scusate, il mio primo giro. E adesso andiamo a fare il secondo. Quindi ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il secondo giro, che consiste in 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base, vado a fare altre 2 maglie alte, una e due. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la catenella di separazione tra i due gruppi di 2 maglie alte, realizzo una maglia bassa. 4
3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'ultima delle 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte, 1, rientro 2, rientro 3. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta la prima maglia alta del gruppo di 3 e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Scusate, tiro un po' il filo. Eccomi. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, 1, 1, 2, 3, catenella di separazione, vado dove ho la prima del gruppo di 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ho terminato così anche il mio secondo giro. Adesso andiamo a fare il nostro terzo e ultimo giro, quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 1, 2, 3, prendiamo il filo, rientriamo e facciamo altre 2 maglie alte, 1 e 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado dove ho la maglia bassa, realizzo una maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado dove ho l'archetto di una catenella tra i due gruppi di 3 maglie alte, entro e realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e rientro 3. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado dove ho l'archetto di separazione tra i due gruppi di 3 maglie alte, entro nella catenella e realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte, quindi entrando nella terza catenella e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ho terminato così anche il terzo e ultimo giro e adesso si ricomincia da capo. Vedete, questo si formano questa è la lavorazione che viene fuori. Dovete sempre ricordarvi che il primo giro dovete sempre iniziare con 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte e andate a fare 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle. Poi la quarta e il secondo giro invece sono 3 maglie alte, 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle, 3 maglie alte, catenella di separazione e si ricomincia. Il quarto giro invece sempre 3 maglie alte, 4 catenelle, maglia bassa, 4 catenelle e di nuovo 3 maglie alte dove avete l'archetto di separazione tra i due gruppi di 2 maglie alte del giro precedente. Quindi sono 3 semplici giri che vanno sempre ripetuti. Adesso si vanno a fare 3 maglie alte, catenella, 3 maglie alte, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, di nuovo 3 maglie alte sopra la prima maglia alta, catenella di separazione, 3 maglie alte sopra l'ultima, 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte,
1 catenella, 3 maglie alte, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte, maglia bassa, 3 maglie alte. Quindi sono 3 giri che vanno sempre ripetuti. Io continuerò a lavorare in questa maniera, vi dirò alla fine quanto l'ho fatta lunga. Io credo che lavorerò almeno 2 gomitoli, ha un metraggio molto molto lungo, quindi secondo me con 2 gomitoli verrà un baktus veramente grande e comodo. Però come vi ripeto, voi potete continuare a lavorare all'infinito volendo e creare quindi invece che un semplice baktus anche un vero e proprio scialle. Dunque, io ho terminato il mio baktus e mi è venuto alto 60 cm, quindi dalla punta fino a su sono 60 cm, mentre di larghezza sono circa 136 cm. E ho lavorato, come vi avevo detto, ben 2 gomitoli, quindi è venuto veramente grande per essere un baktus e aver lavorato solamente 2 gomitoli. Io mi fermo qui perché voglio più che sia un baktus che uno scialle, però voi potete continuare, secondo me con 3 gomitoli verrà veramente uno scialle molto grande. La lavorazione è morbidissima, il filato addosso non punge, cosa molto buona, e quindi si può dire che il mio baktus nuvola è terminato.